amici di YouTube, io sono Davide Net, benvenuti nel mio canale, benvenuti in un nuovo video dedicato al mondo della mobilità elettrica. Oggi andiamo a parlare del confronto tra Tesla Model Y Standard Range e Tesla Model 3 Standard Range. Perché questo confronto? Perché, come voi sapete, è stato abbassato il prezzo della Tesla Model Y e quindi ci sono persone proprietarie della Tesla Model 3 che dicono: che faccio, permuto la mia Model 3 per la Model Y oppure rimango con la mia Tesla Model 3 Standard Range? Ci sono invece persone che vogliono acquistare la Tesla Model Y perché magari nell'acquistare un'auto elettrica si sono resi conto che mancano 2-3 mila euro di differenza per arrivare proprio all'acquisto della Tesla Model Y. Quindi io in questo video che cosa voglio fare? Voglio innanzitutto confrontare le due auto e capire se chi ha la Model 3 conviene passare alla Model Y e chi invece deve acquistare la Y, se conviene acquistare la Y considerando il fatto che magari ci sono in ballo quelle 2-3 mila euro di differenza. Ritorniamo a parlare del confronto tra Tesla Model Y e Model 3 Standard Range, andando a vedere subito le caratteristiche tecniche di Model Y. Abbiamo una batteria con un'autonomia di 455 km in WLTP, un'accelerazione da 0 a 100 in 6,9 secondi, guida a trazione posteriore, seduta per 5 posti, il peso è bello corposo, 1900 kg, abbiamo una velocità massima di 217 km/h, display quello classico da 15 pollici. Andiamo a vedere subito le misure, che sono 475 cm di lunghezza, 1,92 m di larghezza e 1,62 m di altezza. Andiamo invece a vedere quelle che sono le informazioni e le caratteristiche della Tesla Model 3. La Tesla Model 3 Standard Range ha un'accelerazione da 0 a 100 in 6,1 secondi, ha un'autonomia di 491 km in WLTP, trazione posteriore, seduta da 5 posti con cerchi che in partenza da 18 pollici. Il peso è inferiore a 1752 kg, il carico è 649 litri, lo schermo classico sempre da 15 e poi ovviamente tutte le garanzie che offre anche la Model Y. Quindi queste sono le due differenze. Allora, adesso vado a rispondere un po' alle domande che si pongono un po' tutti per chi ha la Model 3. Chi ha la Model 3 da un anno, due anni, tre anni, hanno visto questo prezzo della Model Y che si è abbassato. Allora hanno iniziato a dire: che faccio? Vado a permutare la Tesla Model 3 e mi compro la Y, vado a comprare la Y come seconda auto, cosa faccio? Ed è rimasto il punto interrogativo. Il consiglio che posso dare, ovviamente questo è un video dove esprimo la mia opinione personale senza influenzare nessuno, nel senso, io vi do un consiglio, poi fate voi. Dal mio punto di vista personale, io che cosa farei? Innanzitutto farei un test driver sulla Tesla Model Y, che ovviamente è più lunga, è più larga ed è più alta, si avvicina a quelle che sono le misure di un crossover, è più spaziosa, ma soprattutto ne guadagnerete in spazio, ne guadagnerete anche, penso, in comodità, perché essendo più grande, più comoda e più alta, quindi ci sono questi benefici. Però nello stesso momento l'aspetto negativo è l'accelerazione, perché l'accelerazione della Tesla Model Y è inferiore a quella della Tesla Model 3, che è di 6,1 secondo. Un'altra differenza è l'autonomia, perché la Tesla Model Y ha un'autonomia di 455 km, mentre la Tesla Model 3 è appunto di 491 km, quindi questa è un'altra sostanziale differenza. Lo spazio la Y ovviamente offre veramente un volume di carico veramente di tutto rispetto, a differenza della Model 3 che ovviamente offre un carico solamente di 649 litri. Queste sono le sostanziali differenze a caldo, cioè l'accelerazione, l'autonomia e i cerchi in lega.
Poi ovviamente c'è una situazione di spazio design, perché la Y ha più spazio e ovviamente si avvicina a quelle che sono le vicinanze di un crossover, a differenza della Model 3, perché la Model 3 è un'auto più sportiva, è un'auto un po' più bassa e quindi diciamo è fatta più per correre, diciamo così. Anche la Y ovviamente, però la Y è un po' più altina, quindi ovviamente si abbassano un po' quelle che sono le performance. Ovviamente io sto parlando sempre dei modelli standard range, perché è normale che sia la Model 3 e la Model Y abbiamo ovviamente degli allestimenti performance. Quindi, conclusione, se voi dovete acquistare una Model Y e non avete una Tesla e vedete che c'è in ballo 2-3 mila euro di differenza, pure 4 mila euro di differenza, io vi invito a provare la Tesla Model Y e a provare l'altra auto elettrica che dovete acquistare. Tesla è qualità, Tesla è garanzia e Tesla ovviamente è un mondo a sé che va valutato ovviamente se tu stai acquistando un'auto elettrica e c'è questa piccola differenza. Quindi se devi acquistare un'auto nuova ed hai disponibile questo budget, io ti invito a testare sia la Model Y sia l'auto che devi acquistare con una minima differenza di prezzo. Se invece tu già sei possessore di una Tesla Model 3 e non sai cosa fare, ti invito di fare sempre il test driver della Tesla Model Y e di renderti conto di tre cose importanti. 1. Hai bisogno di più autonomia? Se hai bisogno di più autonomia, ovviamente vince Model 3. Tuttavia, se tu hai l'auto da 2-3 anni, dirai l'autonomia è scesa, ma l'autonomia della Model 3, come anche le altre autonomie della Tesla, sono autonomie che scendono proprio dell'1%, ma proprio qualcosa veramente di ridicolo. Quindi se tu vuoi tenere in pole position l'autonomia, è ovvio che vince Model 3. Vuoi più spazio? Vince la Tesla Model Y, perché la Tesla Model Y ovviamente offre più spazio e quindi ovviamente se hai una famiglia può sopportare più carico, più peso e tutto quanto. E quindi queste sono le valutazioni da fare per chi ha una Model 3. Però attenzione, perché adesso la Model 3 è in via di svalutazione proprio per questo prezzo della Model Y. Quindi dovete un attimino riflettere e capire cosa fare. Vendere la Model 3 e acquistare la Y come seconda vettura, oppure rimanere in Model 3. Questo è quello che dovete valutare. Certo, non è una scelta facile. Secondo il mio punto di vista personale, parlo per me, allora, se io dovrei acquistare una macchina nuova, valuterei Model Y, perché il prezzo è buono, ovviamente, se avete la possibilità economica. Poi ovviamente c'è tanto spazio, avete comunque un'auto che secondo me è più comoda, perché essendo più alta, più larga, più lunga e più comoda. Quindi se io dovrei valutare una Tesla, in questo momento valuterei la Model Y, però sempre sulla base di fatto che mi basta questa autonomia, perché se non mi basta questa autonomia io punterei direttamente alla Tesla Model 3 Long Range. Questo è quello che farei se dovrei acquistare un'auto elettrica nuova. Se invece io avrei una Tesla Model 3 Standard Range, in questo caso io mi terrei la mia Tesla Model 3. Voi dite perché? Perché comunque non so fino a che punto conviene vendere una Model 3 che è più performante, ha un'autonomia maggiore, per una Model Y dove sotto certi aspetti tecnici si va un po' a svalutare quella che è l'autonomia, la prestazione. Quindi voi in conclusione dovete capire: voglio più prestazioni o voglio un'autonomia maggiore e correlata alle prestazioni? Se volete più autonomia e più prestazioni, Tesla Model 3 ovviamente costa di più come prezzo di partenza. Se invece volete meno prestazioni, ok, meno autonomia perché non vi serve tutta questa autonomia,
puntati diretta alla Tesla Model Y. Detto questo, io prima di salutarvi vi voglio dire di lasciare un commentino sotto nei messaggi e mi dite qual è secondo voi meglio, la Tesla Model 3 Standard Range o la Tesla Model Y Standard Range. Cosa scegliereste tra le due macchine se dovreste acquistare una Tesla? Prendereste la Y o la 3? Questo è il mio consiglio, questa è la mia opinione, fatemi sapere cosa ne pensate, vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo al prossimo video. Ciao da Davide!